Oggi? Oggi. Quanti anni? 105. Tanti. Questa è una gang. È contento? Sono contento, sì. 105, cammino. Cammini. Ha due figlie, 4 nipoti e 9 pronipoti. Ha superato guerre e pandemie ed è l'uomo più longevo della città di Fano. Bruno Gambini, classe 1915, ha festeggiato il suo compleanno nella casa albergo per anziani Famiglia Nova, dove è entrato 6 anni fa con una brutta frattura al femore. Grazie, vai! 105 Bruno! Mangio poco, bevo poco, ma sto bene. Nei mesi scorsi Bruno ha sconfitto anche il Covid-19 e oggi, a parte qualche problemino con le gambe e la memoria, è in buono stato di salute, ha una grande forza e soprattutto un buon appetito. Io, Francesco e la Simona forse ci arriviamo. Ma perché io do un bel contributo. 35 anni. Sì. Sì, Bruno è risultato positivo nel mese di marzo. Ed è stato per tutti noi una guida, proprio da un punto di vista di atteggiamento. Lui è sempre stato positivo, ha sempre spronato tutti, anche il personale, al fatto che avremmo superato questo momento. E ci ha sempre ricordato che il 7 luglio ci saremmo ritrovati tutti quanti a festeggiare il suo compleanno, quindi ha mantenuto la promessa. E per festeggiare questo compleanno così speciale non potevano mancare uno spumante e la torta. A fargli visita in mattinata anche le due figlie, Nadia e Graziella. Che papà è Bruno? No, è stato molto molto dedito alla famiglia, solo sì. Ah sì. Ancora in gamba però. Sì. No, buono. Mia madre era la marescialla, lui era buono. Ecco, diciamo, ha mai avuto problemi particolari di salute? No, è stato sempre, se non arrivava qui. Bruno, ex contadino e ferroviere, è rimasto vedovo nel 2003 quando ha perso la moglie Luisa all'età di 81 anni, ma l'affetto dei suoi cari, dello staff di Famiglia Nova e degli anziani ospiti della struttura non è mai mancato. È un'istituzione, quindi diciamo che è la rappresentazione proprio di un uomo che ha vissuto una vita molto intensa e che ancora oggi ha veramente una grossa voglia di vivere.